dici meglio. E allora costituiamo le parti. E allora leggiamo un'ordinanza. E allora la Corte decidendo sulle richieste formulate dalla difesa, quelle residue che rimanevano, perché già ce l'avamo, l'avevamo già sciolto in precedenza la residua, dunque formulate dalla difesa e sentito il pubblico ministero, pubblico ministero così provvede, due punti: a dispone a acquisirsi due punti, uno copia della lettera del 26.896 96 896 inviata dal dottor Cordova al presidente della Corte d'Assise di primo grado di Reggio Calabria, scritto, e prodotta dalla difesa, due punti, dalla difesa, punto e virgola, cioè. Due, la documentazione indicata alla lettera D delle richieste formulate dalla difesa all'udienza del 15.4.99. Tre. Sentenza Corte di Appello, copia di sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria a carico di Saraceno Antonino più 4, sentenza numero 1884/91. Poi sentenza Corte di Assise di Reggio Calabria numero 11/72, Tegano Domenico più 2, e poi sentenza Corte di Assise di Appello numero 7/77, Tegano Domenico più 2, 7/77. Sì. Va bene, poi B dispone l'acquisizione tramite la questura di Reggio Calabria degli eventuali elenchi degli aderenti alle singole organizzazioni di destra dagli anni 65 al 79. Degli aderenti alle singole organizzazioni di destra dagli anni 65 al 79. Gli anni 1965 al 1979. Scritto? Dunque siamo B, siamo C adesso.
dispone l'audizione dei testi Foti Giacomo e Delfino Francesco. Sulle circostanze indicate nella memoria difensiva. Scritto? D. Non ammette invece l'esame, non ricorrendo gli estremi di cui l'articolo 507 codice procedura penale, non ricorrendo di Celona Girolamo Giovanni Talamo Manenti Franco, Palamara Francesco, Palamara Pietro e Chiodo Giovanni. Conferma invece l'ammissione, come già preannunziato, di tutti i testi indicati ex articolo 195 codice procedura penale. No, ex 195, quelli di risulta, va. Poi E. Ammette l'esame sulle singole specifiche circostanze indicate dalla difesa. Iero Paolo. Ma non anche del funzionario della DIA che avrebbe redatto un'informativa a riguardo, non essendovi neppure prova che tale informativa sia stata mai in realtà redatta. Neppure prova sia stata in realtà mai redatta. Quanto poi al chiesto esame di Izzo Angelo, si ammette lo stesso nei limiti della sola circostanza relativa alla fuga di Freda da Catanzaro. Mentre non lo si ammette in relazione alle versioni di destra degli anni 70
avendo il suo angelo sul punto reso esaurienti dichiarazioni. F. Dispone acquisirsi richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero di Roma in relazione all'omicidio Cello copia del conseguente decreto di archiviazione. Emesso dal GIP di Roma, dal Tribunale di Roma. Va bene, FG rigetta ogni altra richiesta. Presidente, avevamo anche tra le altre cose chiesto di essere autorizzati come difesa ad acquisire alcuni atti nei processi. Questa è rigettata perché non era scritta, era stata formulata verbalmente. Sì, il problema è che non abbiamo nemmeno le trascrizioni, purtroppo, perché da un mese e mezzo. Ma comunque ritengo che appunto la Corte ritiene sufficientemente, diciamo, le acquisizioni. Già acquisiti gli atti. Dovremmo acquisire presso processi pendenti a carico di Izzo alcuni atti. Gli altri tribunali interessati o le corti d'assise d'Italia interessate, a richiesta della difesa, non forniscono atti processuali se non autorizzati dalla Corte Procedente. Allo Stato, avvocato, allo Stato abbiamo rigettato anche, perché era scritta nella memoria. Sì. C'è anche questa, a prescindere dalla formulazione verbale. Sì, ho capito. Allo Stato, poi sentiremo Izzo, eventualmente dovesse essere successivamente, porsi la necessità di acquisire altri atti. Sì, e poi mi permetto e chiudo, perché non abbiamo... Avevamo formulato la richiesta di audizione anche del giudice Cordova, Agostino, che serviva, le chiedo scusa, prego. Presidente, non so se prego. È fuggita o se è tra la fase, la lettera... Prego, prego. Perché l'acquisizione della lettera inviata dal procuratore Cordova nell'agosto del 1996 era corredata da una serie di atti allegati alla stessa che noi non abbiamo potuto produrre, atteso che non disponiamo di quegli allegati che pure erano stati inviati in quella data alla Corte. Ora, per colmare questa lacuna che di fatto si è determinata per lo smarrimento della lettera e degli allegati inviati da Cordova, il suo esame, l'audizione del dottore Cordova, poteva colmare questa lacuna che di fatto processualmente si è oggettivamente registrata. Ecco perché, al di là delle ragioni e delle circostanze sulle quali avevamo citato il dottore Cordova, ritenevamo che la sua audizione potesse in qualche modo colmare ciò che documentalmente non abbiamo potuto produrre, pur essendo atti che comunque avrebbero dovuto essere... A prescindere da tutto, qui nella indicazione era semplicemente sulla questione, perché dice, sui fatti riferiti dall'Avolo, si riferiva alla questione dello schiaffo, più o meno, e basta. Questa è un'aggiunta che sta facendo adesso lei. Sì, la lettera aveva lo stesso oggetto, non è che la lettera o gli argomenti trattati nella lettera e negli allegati alla lettera avessero oggetto diverso da questa esigenza ulteriore. Sì, da questa circostanza. Io comunque la affidiamo alla Corte questa ulteriore valutazione, perché la Corte possa valutare. Vedremo adesso. Va bene. Oggi chi è presente? Dovremmo riprendere. Potremmo iniziare, se lei lo ritiene, signor Presidente, da Rosmini Diego, sì, classe 27, così liberiamo la scorta. Perfetto. Facciamo entrare Rosmini.
Va bene, facciamo entrare Rosmini. Imputato di reato connesso. L'avvocato? De Luca, sì. Di ufficio. Eventualmente, ora chiediamo. Sì. Va bene, senza lei ha un difensore. Presidente, un attimino, perché lasciatemi riprendere, perché oltre a tutte le malattie che ho, soffro un po' con i polmoni, questo pezzetto di scala, sto caldo, mi fa un pochino. Comunque, signor Presidente, se mi permettete, volevo chiarire una situazione. Io sono stato, mi hanno portato qua come testimone, vero? Ma come imputato di reato connesso, insomma. Va bene. Avrebbe lei diritto innanzitutto ad un difensore, a un difensore di fiducia, se no qui ci sarebbe come difensore di ufficio l'avvocato De Luca. L'avvocato? De Luca. Va bene, ma volevo dire questo, signor Presidente. Io devo essere avvisato 15 giorni prima, come è la prassi? No. Lei tra l'altro ha facoltà di astenersi dal rispondere. Lei vuole... No, voglio sapere se io se c'è l'obbligo di legge che io debbo essere avvisato prima, no, 15 giorni prima, no, o si prende così a pacco postale e si porta una persona. Il decreto di citazione per gli imputati non c'entra. Come? Il decreto di citazione per gli imputati, i termini ci sono, qui non c'entrano termini. Non c'è questione di termini. Ah, non c'è di termini. No. Si piglia così un detenuto, si porta, no, senza sapere perché cosa. Lei viene qui, dovrebbe appunto testimoniare. Qui lei è stato indotto dalla difesa di Paolo Romeo. Ah, di va bene, dica sì, ditemi, io sono qua per rispondere. No, volevo chiarire semplicemente questo, perché lei innanzitutto sapete, intende rispondere, perché ha facoltà di astenersi nel rispondere. Come no, e perché no? Ditemi, chiedetemi, di cosa si tratta, che io di quello che so rispondo, che c'entra. No, volevo chiarire queste cose perché sono stato. Lei chi è? Rosmini Diego, nato? Sono sì, Rosmini Diego, nato il 16/7/1927. Va bene, rispondo adesso alle domande che le porrà la difesa. Buonasera signor Rosmini. Buonasera, chi è che parla? Il pubblico ministero? No, sono l'avvocato Zoccoli, Rocco Zoccoli, per la difesa sì. Dell'avvocato Paolo Romeo. Sì, dimmi. Il collaboratore di giustizia Barreca Filippo, nel corso dell'udienza dibattimentale del 16 gennaio 1997 e del 19 marzo 1997, sì, dichiarava di aver appreso da lei nel carcere di Palmi
che l'avvocato Paolo Romeo fu promotore della conferenza che realizzò la pace tra i De Stefano e gli Imerti Condello e che a tale fine attivò personaggi quali Antonio Nirta, Antonio Pelle, Zito e Violi, residenti in Canada. Sì? Residenti in Canada, in America, in Canada. Lei che cosa ci può dire su quanto riferito da Barreca Filippi? Ma guardate, questo signore, signor avvocato Barreca, io conoscevo questo Barreca in quanto io avevo la vendita dei gomme e una fabbrica, una ricostruzione dei gomme, per cui facevo alla provincia del Reggio ed altri posti per raccogliere le gomme presso i gommisti, eccetera. E lui qualche volta passava di questa colonnina, anche perché c'era qualche gommista vicino là, e mettevo questa benzina. Altri rapporti, altre cose con questi individui non ho avuto. No, l'ho visto a questo signor Barreca, non al 97 o al 96. Quando mai ho visto sto Barreca io? No, vi chiedo scusa. Queste dichiarazioni, le riferisce a gennaio e a marzo del 97, quando è stato sentito in dibattimento. Sì. E Barreca dice che quando era insieme a lei nel carcere di Palmi, nel 91, sì, lei gli ha riferito di un interessamento dell'avvocato Paolo Romeo per fare la pace qui a Reggio di Calabria. Ma sentite avvocato, io ero in carcere, che cosa so di questa pace e di queste situazioni che dice lui, insomma. Io poi all'avvocato Paolo Romeo l'ho conosciuto in carcere, insomma, un mese, due, non so, al 95, 96, perciò di queste brighe, di queste faccende io non ne so niente, né di amicizia, né con sto Barreca, né cosa. Con Barreca sì, ci siamo incontrati, lui raccontava le sue lamentele, si parlava di calcio, di cose, perché poi non eravamo né nello stesso piano. Io sono stato pochi giorni, non ricordo se è stato nel mese di novembre, c'era lì per ramenare allora, no? Per cui questo signore non si è discusso di queste storie e di queste cose, sono tutte fantasie e tragedie come tale fanno questi grandi signori, sia il Barreca e compagni, perché già a me mi hanno rovinato una vita, a 64 anni mi hanno arrestato e mi hanno rubato gli ultimi anni della mia vita, insomma, ammalati e buoni, perciò sono rimasti dei tragediatori e fantasiosi, insomma. Questa è la storia, avvocato. Io non ho parlato di queste cose, insomma. Anzi, vi aggiungo che io da tanti anni che non lo vedevo questo signore, che mi pare che nell'83 e l'84 questo andò un cugino con una macchina, una Volvo blindata, è vero, per mettersi due uomini. Un giovanotto dice: sapete, sono il cugino di Barreca, mi ha mandato il mio cugino per due uomini. Ha messo questo uomini da allora e non l'ho visto più. Dice che poi era carcerato, era all'isola, era qua, era al confine, eccetera. L'ho incontrato nel 91 e guarda caso io per soddisfazione ho voluto chiedere: signor Barreca, ma voi avete mandato per queste gomme da me? È vero, questo per dire una cosa come l'altra, quelle sono state le discussioni che abbiamo fatto con questo signore, insomma. Per cui, insomma, e questa è stata la cosa. Sì, ho mandato io. A parte il fatto che io non gliel'ho chiesto e lui non me l'ha pagato neppure. E poi mi ricompensa queste cose, queste imbroglie. Ma io non vedo la ragione. Insomma, io devo pagare la mia disgrazia in carcere, insomma, con una famiglia, con una condotta, con una carità, con una onestà, e mi hanno rovinato, mi hanno mandato all'ergastolo. Ma io non ho ucciso, non ho mandato a nessuno. E sono proprio questi signori, peggio, signor Presidente, insomma, perché hanno la possibilità di mettersi d'accordo e dire fantasie, così. Tanto per loro non è niente dire se Rosmini è stato il mandante di questo, di quest'altro, ha fatto questo, questo. Beh, perciò in questo caso io posso dire che il signor Romeo l'ho visto nel carcere, per me è stato un signore, una persona per bene, per quello che ho potuto constatare, e il resto non so altro. Queste sono tutte fantasie di questo signore, insomma. Quali pelle e cose, ma se io queste persone, insomma, non li conosco, quantomeno se ho conosciuto persone, li ho conosciute in carcere, signor Presidente.
insomma, non in queste storie, insomma. Per me è stata una disgrazia questa, 64 anni innocentemente mi trovo rovinato e ancora con processi, insomma, questo è arrivo, sì. Una valanga. Senta, signor Rosmini, io per pura formalità le devo porre due sole altre domande. Dite. Che nascono dalle dichiarazioni di Barreca Filippo. La prima domanda che le pongo è questa. Sempre Scusate, a dire di Barreca Filippo, sì. Quando eravate entrambi nella casa circondariale di Palmi, sì. Lei avrebbe anche riferito al Barreca che le motivazioni che inducevano alla pace, alla trattative per la pace, erano costituite dagli interessi economici per la gestione del pacchetto Reggio Calabria e per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Insomma, discussione che me l'ha fatta a me Barreca o cosa? Sì, discussioni che voi avete avuto con Barreca, e secondo Barreca voi gli avreste riferito che la necessità di fare la pace nasceva dal fatto che bisognava gestire i proventi del pacchetto Reggio Calabria e i proventi che sarebbero venuti per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Addirittura. Sì. Questo è riferito a Barreca, io le chiedo. Poteva andare forse pure a livello internazionale, insomma. Insomma, signor Avvocato, non è veramente, questo è un tragediatore, un porcherose, ecco, così vabbè, proprio. Ma proprio, vabbè. Ecco. Quindi lei. No. Mi dia rispondere. Ma scusate, ma come se io ho un'azienda, ho 7 figli, ho un'azienda vabbè. Che vivo e vivevo, perdonate, discretamente bene, non vedo queste pusille, queste cose, ponte, non ponte, ripartire, che cosa? Ma se io non ebbe mai da fare quest'uomo, con quest'essere umano, io ebbe da fare un contrario, l'ho incontrato lì, ho contato il passo, signor Presidente, qual è, insomma, il passo è questo, insomma. Di questo signore, addirittura mi fregavo due uomo su vagabondo, insomma, qua. Viste tutto. L'ultima domanda, signor Rosmini, sempre che nasce dalle dichiarazioni del Barreca. Il Barreca, all'udienza del 19 marzo 1997, riferisce che nel 1991, sempre nel carcere di Palmi, lei gli riferì che l'avvocato Paolo Romeo era interessato in quel periodo ad un progetto che prevedeva la separazione dell'Italia in 3 parti, nord, centro e sud. Lei ha riferito queste cose al Barreca, che cosa ci può dire? Addirittura era quinta elementare, per cui insomma, dal 1937, insomma, per cui voglio dire, non vedo tutte queste grandi cose, queste depressioni, perché cosa devo dire? Cosa devo dire? Quello che ho ripetuto, un tragediatore, un broglione, un impostore, insomma. Gente che fa i danni, vive una vita, insomma, una vita in quel modo, facendo contrabbando dell'una cosa e dell'altra, di porcherie. Io sono vissuto da piccolo, 10 anni, legge avvocato, insomma, lavorando, onestamente e correttamente. Ebbene, ora mi trovo in questa situazione che chi arriva da botte e chi arriva dice chiacchiere che poi non sono sopportabili alla mia portata, insomma. Grazie, signor Rosmini. E questo è il discorso. Grazie, insomma. Non ho altro da chiedergli. La ringrazio. Grazie. Va bene, con lei. Grazie. Cara Francesco, possiamo, signor Presidente? Grazie. Se c'è. Non c'è, molto bene. Andiamo avanti. Vernaci Mario? Può chiamare se c'è Vernaci Mario? Tutte queste.
l'impegno deve leggere quella formula di giuramento. All'ordine della verità legga la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodo? Qui? Sì. Le sue generalità. Bernaggi Mario, nato a Chiusa Sclafani. Si è spento. Va bene, ha preso nota delle generalità? Sì. Puoi ripetere? Sì, Bernaggi Mario, nato a Chiusa Sclafani, Palermo. Sclafani 1648. Va bene. Rispondere alle domande che le porta la difesa. Buonasera, signor Bernaggi, sono l'avvocato Zoccali in difesa dell'avvocato Romeo. Può dire alla Corte quale attività svolge? E allora, io sono laureato in scienze biologiche e sono stato titolare di laboratori di analisi e quindi facevo la professione di biologo. Attualmente svolgo la professione di informatore medico-scientifico. Lei, signor Bernaggi, conosce Giacomo Lauro Ubaldo? Sì. Quando ha conosciuto l'avvocato Romeo e quali rapporti ha mantenuto con l'avvocato Romeo nel tempo? Dunque, per rispondere devo dire che dobbiamo risalire agli anni 60, quando io frequentavo l'Istituto Tecnico Industriale, ero compagno di scuola del fratello Bonanima dell'avvocato Romeo. E da allora, quindi parliamo degli anni 64-65 all'incirca, diciamo che da allora ho mantenuto sempre rapporti di buona amicizia con la famiglia Romeo, diciamo appunto. Sì. Lei è stato imputato e condannato per il reato di favoreggiamento in relazione alla fuga di Freda Franco. Sì. E vuole indicarci, se è stato imputato, quali fatti le venivano contestati? Sì, è vero. Io sono stato condannato per questo, reato. L'unica contestazione che mi veniva fatta è che avevo favorito Freda perché gli hanno trovato il mio passaporto. Lei per tale reato ha espiato una carcerazione preventiva. Vuole dirci in quale periodo e presso quale carcere è stato detenuto? Bene, io sono stato detenuto la data precisa, alla fine di ottobre del 1979 a luglio del 1980. E dove, non si ricorda, in quale carcere? Sì, sì, e al carcere di Reggio Calabria, alla casa circondariale, credo che si dica così. Sì, sì. Laura afferma nelle udienze del 12 luglio 96 e 30 settembre 97 che dopo il suo arresto del 17 aprile 79, trovandosi in carcere a Reggio assieme a suo fratello Giuseppe, riceve la visita di tale Zamboni e Sacca. I due, appartenenti a dire del Lauro ai servizi segreti, erano venuti a Reggio per portare Franco Freda. Tale circostanza gliela riferisce nell'immediatezza suo fratello Filippo e successivamente, quando lei viene arrestato, gli confermerà il fatto. Cosa può dirci in merito a quanto dichiarato da Lauro Giacomo? Ma dico che non è assolutamente vero. Poi se mi cortesemente mi ridice la data iniziale. Sì. Nel 1979, 17 aprile 1979. Quando fu arrestato Lauro, questa è la data dell'arresto di Lauro. Lauro venne arrestato il 17 aprile del 79. Sì. E dice che mentre era detenuto nel carcere di Reggio Calabria, ad agosto del 1979, si incontrò nel carcere con i signori Zamboni e Saccardi, che i quali erano venuti per parlare con suo fratello, che era detenuto insieme a lui nel carcere di Reggio Calabria. Guardi, non è vero, assolutamente vero, anche perché, avvocato,
Nel 1979 venne arrestato Freda, no? Sì. Per cui poi successivamente nell'ottobre dello stesso anno, quindi nell'ottobre dell'89, venne arrestato io, appunto per questo reato di favoreggiamento. Quindi non credo che sia possibile, assolutamente possibile. Anzi, addirittura è inverosimile un fatto del genere. Sempre Lauro, nell'udienza del 12 luglio 96 e 30 settembre 97, riferisce, dice Lauro: nel 1979 Freda, scappato da Catanzaro, venne ospitato da lei presso la sua abitazione di via Monsignor De Lorenzo, e lei ed il signor Vazzana Giovanni provvedavate all'acquisto del cibo per il Freda al mercatino di Piazza del Popolo, ed inoltre acquistavate sempre per Freda mutandine di seta. Afferma di aver appreso tali circostanze da lei e dal signor Vazzana. Cosa può dirci su questo punto? Dico che non è assolutamente vero. E appunto, come dicevo prima, nel 79 poi è impossibile, perché nel 79 forse il signor Lauro Giacomo ha sbagliato la data, perché nel 79 se è stato arrestato Freda nel 79, ad agosto del 79, come avrei potuto tenerlo io a casa mia? E tantomeno è inverosimile, perché nel 78, ecco, è vero, io abitavo in un appartamentino piccolo con la famiglia, quindi mia madre ancora viveva, mio padre e una sorella, per cui era un appartamentino piccolo di due stanze e cucina, per cui era impossibile. Lauro, sempre nella udienza del 12 luglio 97, afferma di aver avuto notizie da lei che nel 79 in carcere del fatto che Freda aveva costituito a Reggio una superloggia massonica della quale facevano parte personalità regine della politica, dell'ordine giudiziario, dei servizi segreti, dell'imprenditoria e numerosi capi 'ndrangheta della provincia di Reggio. Cosa può dirci su quanto riferito da Lauro? Non sono assolutamente a conoscenza di questi fatti, di queste cose. Quindi lei non ha parlato con Lauro di questa superloggia massonica? Assolutamente no. Sempre Lauro, nell'udienza del 12 luglio 97, afferma di aver appreso da lei che l'avvocato Paolo Romeo era un militante dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo. Beh, su questo posso dire senz'altro molto, nel senso che nessuno più di me può sapere che l'avvocato Romeo e io personalmente mai abbiamo aderito ad associazioni estremistiche extraparlamentari, perché frequentatori di movimenti giovanili del movimento sociale, come Fronte della Gioventù. Quindi assolutamente non vero. Il collaboratore di giustizia Gerardo Michele, all'udienza del 19 marzo 97, riferisce di averla conosciuta nel periodo in cui lei è stato detenuto per il reato di favoreggiamento per la fuga di Franco Freda e di aver appreso da lei la vicenda del passaporto utilizzato da Freda. Guardi, posso solamente dire di non conoscere questo signore, di non averlo mai conosciuto e tantomeno di aver parlato con lui. Poi queste sono circostanze che si ricorderebbero, cioè assolutamente io nel carcere di Reggio, nel periodo della mia detenzione, non ho mai conosciuto questo signor Gerardo Michele. Sempre Gerardo afferma di averla incontrata presso la segreteria politica dell'avvocato Romeo in occasione delle elezioni politiche del 1987, quando egli, in compagnia di un suo cugino, tale Sacco Domenico, si è incontrato con l'avvocato Romeo per questioni elettorali. Cosa può dirci in merito a quanto riferito da Gerardo? Guardi, io se dico di non averlo mai conosciuto, non, assolutamente non lo conosco, non credo di conoscerlo, forse mi confonde, perché io non lo conosco, obiettivamente. Quindi lei nega di aver incontrato
lo Gherardo presso la segreteria politica dell'avvocato Romeo? Ma per quanto mi ricordi, se assolutamente lo nego. Va bene, non ho altre domande, signor Presidente. Pubblico Ministero? Sì. Senta, in che modo il Frede è venuto in possesso del suo passaporto? Guardi, veramente questo non sono mai riuscito a spiegarlo, signor Pubblico Ministero. Io ho solamente detto nelle mie varie dichiarazioni che di averlo smarrito, perché all'epoca, precedentemente alla fuga di Freda, ho subito un furto alla macchina. Ecco, non l'ho mai spiegato questo, non me lo sono mai spiegato. Quindi lei aveva denunciato il furto della sua autovettura? Sì, sì. Il passaporto dov'è? Il passaporto presumibilmente era in macchina, perché era d'estate e quindi tenevo i documenti in macchina. Va bene. Non ci sono altre domande. Può andare. Posso andare? Grazie, buongiorno. Sanzana Giovanni, se c'è. Ciao. Mazzana Giovanni, 810-53, Reggio Calabria. Rispondo alle domande del difensore. Buonasera, signor Mazzana. Lauro, nell'udienza del 12 luglio 96 e 30 settembre 97, riferisce che nel 1979 Franco Freda, scappato da Catanzaro, venne ospitato da Mario Vernaci presso la sua abitazione di via Monsignor De Lorenzo di Reggio Calabria. E lei, signor Bazzani, ed il Vernaci provvedavate all'acquisto del cibo per il Freda, quasi sempre verdure, perché lo stesso Freda, a dire del Lauro, era vegetariano. Queste verdure le acquistavate al mercatino di Piazza del Popolo ed inoltre, sempre secondo Lauro, acquistavate per il Freda Franco mutandine di seta. Afferma Lauro di aver appreso tali circostanze da lei, signor Bazzana, e dal signor Vernaci Mario. Cosa può dirci in merito a queste dichiarazioni di Lauro Ubaldo Giacomo? Lo escludo assolutamente, avvocato. Poi, per quello che non ho mai comprato mutante di seta in vita mia, c'è per nessun motivo al mondo. No, lo escludo. Senta, sempre Lauro, all'udienza del 12 luglio 96, ha dichiarato di essere stato accompagnato da lei, signor Bazzana, nei primi mesi dell'anno 1987, presso l'avvocato Paolo Romeo, perché doveva chiedergli un favore. Ricorda la circostanza e i particolari della questione che Lauro pose all'avvocato Paolo Romeo? Mi ricordo di averlo accompagnato una volta, però le date adesso mi lasciano un po' pensare. Sì, me lo ricordo, che un problema con una macchina sequestrata, un problema alla motorizzazione. E siccome c'era, mi pare, una valutazione della candidatura dell'avvocato Romeo, eravamo in, non mi ricordo l'elezione quando sono stato, ma eravamo in pre-elezione. Diciamo. Pre-elezione. E mi ricordo, sì, perché aveva bisogno alla motorizzazione di Cosenza, un incontro con il direttore, che allora non so, era. Sì. Sì, una cosa del genere me la ricordo, sì, l'ho accompagnato io. Senta, signora. Ma ci siamo incontrati così per caso, avvocato. Sì. Andiamo un attimino, così lo saluto.
Mi viene spontaneo chiederle per quale ragione Lauro Giacomo si rivolse a lei per essere introdotto dall'avvocato Romeo. All'avvocato Romeo. Non è che si è rivolto a me, avvocato. Ci siamo incontrati, non è che mi ricordi particolare, voglio sono passato tanto tempo. Cioè, voglio dire, dice, sto andando da Paolo Romeo, io vabbè, ti accompagno così lo saluto, ecco, eravamo già in clima. Quindi tra lei e Lauro c'era una conoscenza. Sì. E quindi vi siete incontrati occasionalmente? Ma vede, io bazzicavo spesso il fratello, che prima aveva un autosalone e poi ha fatto un bar, no? Sì. Via Marina. E allora ci incontravamo spesso. Ho capito. E fu in quella occasione dell'incontro che Lauro le chiese se poteva chiedere una cortesia all'avvocato Romeo per questa macchina sequestrata, presumo a Cosenza, se dipendeva dalla motorizzazione di Cosenza. Il direttore che allora era candidato, pure lui mi pare, oppure era già deputato, insomma, nella socialdemocrazia, era il direttore della motorizzazione di Cosenza, no? Probabilmente lei si riferisce all'onorevole Di Nitto, ecco, che era effettivamente direttore della motorizzazione di Cosenza e assessore regionale per il Partito Socialista Democratico Italiano. E amico dell'avvocato Romeo, penso, no? E al quindi momento. Per questo, va bene, non ho altre domande. Pubblico Ministero? Nessuna domanda. Va bene, può andare. Oh. Signor Presidente, è dovere informare la Corte che Freda Franco ha contattato l'avvocato Tommasini, che oggi è assente per motivi personali, e ha dato la disponibilità a venire in quest'Aula per deporre, scusandosi per non poterlo fare oggi in quanto aveva impegni, ritengo, di natura giudiziaria che gli impedivano di poter essere a Reggio Calabria. Quindi noi ci ripromettiamo o giovedì prossimo o a una prossima vicina udienza di recitarlo. Va bene, grazie. Non abbiamo altro. E purtroppo non ci sono altri testi. Va bene. Presidente, c'è una richiesta alla Corte di acquisizione al fascicolo per il dibattimento della sentenza a carico di Condello Pasquale più 283, il processo denominato Olimpia 1, le cui motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi. E ritengo che la Corte abbia già il dispositivo, comunque questo è il processo dal quale è stata stralciata la posizione dell'odierno imputato, quindi perfetto. Ha una rilevanza. Va bene, la difesa non la osserva. No, non c'è niente. La Corte dispone a acquisirsi la sentenza Olimpia 1 indicata dal pubblico ministero. Brevissime dichiarazioni. Prego. Avremmo come difesa anche noi, sicuramente non appena fossimo nella disponibilità della copia della sentenza Olimpia, attivato la produzione della stessa o richiesta l'acquisizione della stessa. In verità, rispetto al processo Olimpia e a molti soprattutto esami di imputati sentiti nel processo Olimpia su questioni e su temi che sicuramente avevano pertinenza con la mia posizione, spesso questa difesa ne ha fatto richiesta e però abbiamo dovuto registrare altrettante volte la opposizione dell'accusa rispetto a queste richieste. Prendiamo atto diciamo di questa iniziativa dell'accusa che produce questa sentenza, noi non l'abbiamo ancora letta, sicuramente comunque sarà un utile contributo a questa Corte per valutare il contesto all'interno del quale la mia posizione si muoveva. Pur se, e non è necessario leggere la motivazione della sentenza, in quel processo non vi è alcun capo di imputazione che riguarda i temi contenuti all'interno invece del capo di imputazione che mi riguarda.
Io altra volta, in altre circostanze, questa difesa, ed io personalmente, in dichiarazioni spontanee, ho avuto modo di rilevare come il capo di imputazione H2, che era stato elevato all'interno, nell'ambito del procedimento Olimpia, aveva una sua peculiarità. Non era nemmeno simile l'associazione che mi si veniva contestata, nemmeno al capo di imputazione F10, che era quello che veniva contestato al gruppo De Stefano. Nel mio capo di imputazione, lo dico brevemente, vi sono almeno due o tre finalità dell'associazione, delle finalità dell'associazione che mi si contesta, il capo di imputazione, che non è dato riscontrare in nessun altro capo di imputazione di Olimpia. Il progetto politico come finalità di una associazione non è contestato in Olimpia. In quella sentenza voi non vedrete, non rileverete nessun capo di imputazione di 416 bis all'interno del quale le finalità, tra l'altro, erano quello di perseguire progetti politici. Non vi è all'interno di nessun altro capo di imputazione di quel processo un'associazione dove è contemplata la finalità dell'aggiustamento di processi. Ci sono, sì, o c'erano capi di imputazioni specifici per l'aggiustamento di processi, per posizioni singole che sono reati fini, che sono state stralciate addirittura dallo stesso processo. Le dico di più, Presidente, nel capo di imputazione che mi riguarda e all'interno del capo di imputazione che mi riguarda è contenuto addirittura anche l'associazione, il capo di imputazione F20, se non ricordo male, e quello F19, che è l'associazione che contemplava l'ipotesi della costituzione di una cupola nella provincia di Reggio Calabria tra la criminalità organizzata. All'interno del mio capo di imputazione, tra le tante finalità, si dice che dopo il 1991 io avrei fatto parte addirittura dei vertici di questa cupola. Rilevo questo per sottolineare ulteriormente ancora alla Corte la singolarità di questa vicenda che viene alla vostra cognizione, rispetto alla quale io mi auguro che la sentenza che voi andrete ad acquisire, che immagino da quello che ho letto sino ad oggi sulla Gazzetta che pubblica per brani le prime parti di questa sentenza che riguardano nella parte generale l'attendibilità dei collaboratori, da quel che ho letto immagino che l'accusa, tra l'altro, tenda ad enfatizzare, a utilizzare, diciamo, questo risultato probatorio già acquisito in Olimpia 1 in ordine all'attendibilità generale dei collaboratori, molti dei quali sono sicuramente quelli le fonti di accusa di questo processo. Vedremo poi i criteri seguiti in quella sentenza in ordine all'attendibilità intrinseca degli stessi e tutte le problematiche che sono connesse al 192 e 195 all'acquisizione della prova, però siamo sicuramente felici di poter avere anche questa sentenza assieme a tutte le altre che abbiamo prodotto, perché sicuramente ci consentirà di avere un contesto molto più ampio di quello che invece in questo processo stralcio non è stato possibile avere acquisito. Detto questo, e anticipando anche la produzione di una elaborato, uno dei pochi documenti che abbiamo prodotto, che abbiamo elaborato come difesa e che probabilmente non abbiamo prodotto alla Corte, è una valutazione dell'andamento del procedimento 4693, del procedimento lì, alla sua nascita ad oggi, di un procedimento che nasceva con 999 indagati, di un procedimento che nella fase delle richieste di custodia cautelare ne condensava e ne esaminava soltanto 503, di un procedimento che nella fase custodiale richiedeva circa 440 ordinanze custodiali per ottenerne circa 280 dal GIP, dalla dottoressa Russo, che era GIP
assieme al dottore Cisterna in quel processo, un procedimento che dai 503 imputati iniziali si riduce a vedere celebrato un processo a carico di soltanto 300 dei 500 e più imputati iniziali. E poi una sentenza sostanzialmente che, a giudicare per quanto a nostra conoscenza dal dispositivo, una sentenza che falcia totalmente il capitolo dedicato alle devianze istituzionali, che era il capitolo raggruppato in tutti i capi di imputazione che venivano contestati con la lettera H. La lettera H1, sotto il capitolo devianze istituzionali, prevedeva il capo di imputazione di strage, ad esempio per Giacomo Lauro, la strage di Gioia Tauro. Un processo, ebbene, che speravamo noi di poter avere pure quella sentenza, dottore Verzera, prima della conclusione di questo nostro processo, per poterlo acquisire anche quella sentenza di primo grado in questo che si sta celebrando o che non si è mai celebrato presso il Tribunale di Parma, un processo che ancora non è cominciato, un processo che vede imputato il collaboratore Lauro Giacomo per il reato, dicevo, di strage, un reato per il quale un'ipotesi delittuosa, per la quale un fatto specifico per il quale erano stati indagati anche illustri uomini politici di questa città, nei confronti dei quali ancora oggi, per quel che mi risulta, non è stato assunto un provvedimento di archiviazione nei loro confronti per quel reato specifico. Il decreto di archiviazione c'è stato, se non ricordo male, per Misasi Riccardo nell'ambito del processo 1792. Per questi altri uomini politici nessuna richiesta e nessun provvedimento decreto di archiviazione in ambito a questo. Sempre poi nell'ambito dei reati delle devianze istituzionali, col capitolo H, vi era il capitolo H2, che è il mio capo di imputazione, l'H3, che prevedeva una imputazione a carico del notaio Marapoti, del dottore Viola, Poeta e D'Agostino, mi pare, per reati legati alla violazione delle norme della legge Anselmi, quindi in ordine alla massoneria, che era l'originario procedimento 98-92 confluito nell'ambito del procedimento Olimpia, e poi la posizione che riguardava H4-H5, tale l'ANATA, che credo si stia concludendo nell'ambito di un altro processo che è in corso, che è IDROS. E queste erano le 4-5 posizioni, poi c'era la posizione dell'avvocato Ruggero, che è stata stralciata ed è stata portata a Bari, dove l'avvocato Ruggero, per questo reato fine che atteneva all'aggiustamento dei processi, lo abbiamo ricordato, è stato assolto. E poi vi erano un'altra serie di soggetti istituzionali contemplati sempre in questo capitolo, che erano stati già prosciolti in fase di udienza preliminare. Dico tutto questo sostanzialmente per dire che non c'è un solo capo di imputazione tra i 453 capi di imputazione del processo Olimpia che abbia una qualsivoglia affinità con il mio capo di imputazione in ordine ad alcuni temi fondamentali. Per esempio, progetto politico: non troverete all'interno di quella sentenza nessun capo di imputazione. Non so se poi la motivazione, se nella parte emotiva la sentenza tratta parte delle dichiarazioni dei collaboratori che si riferivano a queste ipotesi di lavoro o a questa impostazione accusatoria. Certo si è però che non è dato registrare in quel processo, alcun capo di imputazione che tratta questo tema. Per quanto riguarda il capo di imputazione fondamentale che costituiva, diciamo, nella fase negli anni 95, quando venne presentata l'operazione Olimpia con conferenze stampa, la novità investigativa dell'epoca, cioè la realizzazione anche qui in Calabria di questo vertice malavitoso costituito da questa associazione composta dai vertici della criminalità organizzata della provincia di Reggio, per quello che abbiamo letto sui giornali, anche qui non è stata raggiunta la prova. E quindi anche in ordine a questo tema e a questo argomento sicuramente
parte del mio capo di imputazione in quella sentenza viene defalcato a cagione di questo, diciamo, primo pronunciamento da parte di quella corte di assisi. Non c'è dubbio che non vi è alcun capo di imputazione che riguardi il fenomeno della massomafia. Presidente, reati che riguardano l'intreccio mafia-criminalità organizzata, in quel processo, dopo la morte del notaio Marrapodi, il suicidio del notaio Marrapodi, in quel processo non vi è traccia. Eppure ancora in questo processo si sono enfatizzati fatti e circostanze che devono in qualche modo suggestionare il contesto che si vuole creare con indizi vari attorno alla mia posizione processuale. Vi dicevo comunque che sull'argomento e su questi temi specifici ci riserveremo in una prossima udienza di fornire alla Corte una documentata e dettagliata analisi delle cose che sino ad ora ho accennato. Io intanto utilizzo le dichiarazioni e i temi trattati dai testi odierni per portare alla vostra attenzione una circostanza che è quella di Franco Freda, della fuga di Franco Freda, così come trattata da Lauro Giacomo. Io mi riservo su questo argomento non solo di rilasciare dichiarazioni molto chiare e molto esplicite, io mi auguro, al di là delle mie dichiarazioni, signor Presidente, di essere oggetto di domande imbarazzanti da parte dell'accusa. Un'accusa che a distanza di 7 anni dall'avvio di questo processo, di questo procedimento, non ha mai ritenuto di dovermi interrogare. Io non ho subito alcun interrogatorio nell'arco di questa vicenda processuale, signor Presidente. Anche perché quando venne arrestato era vigente, diciamo, il 294, per cui non si riteneva esistesse l'obbligo dell'interrogatorio entro i 5 giorni, ove fosse contestuale la richiesta di rinvio a giudizio, per cui non venne interrogato nemmeno in quella circostanza, non venne interrogato nemmeno, voglio dire, in fase dibattimentale. Io non fui sentito nemmeno nel 1980 in ordine alla vicenda Freda. Eppure questo processo sembra essere, lo dicevo anche la volta scorsa, un processo bis alla fuga di Freda, e quindi sembra che io debba essere qui a difendermi in ordine a quei fatti che mi venivano contestati nel 1980, favoreggiamento per la fuga di Franco Freda, e partendo da questa ipotesi suggestiva si va avanti e indietro cercando, partendo da questo punto, che lo stesso dottore Vincenzo Macri, nella sua richiesta di autorizzazione a procedere formulata alla Camera, con molto garbo per la verità, scriveva che questa vicenda, che si era conclusa nel 1990 con una sentenza ormai definitiva, che non si era pronunciata sulla mia posizione perché era stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato che mi veniva contestato, diceva sostanzialmente che quella vicenda era marginale, che veniva accennata soltanto perché attraverso quel fatto storico potesse in qualche modo rilevarsi se potevasi ricavare elemento per determinare la mia contiguità o il mio rapporto con le organizzazioni criminali attraverso l'esplorazione di quell'episodio. Questo diceva. La verità è che poi probabilmente dimentichi, o comunque altri hanno lavorato attorno a questa mia posizione processuale, dimentichi di questa impostazione, il processo invece è diventato il processo relativo alla fuga di Freda. Ed io, in ordine a questo fatto, io mi auguro che si possa fare finalmente chiarezza. E sa perché, Presidente? Io mi auguro intanto che la chiarezza cominci a farla Franco Freda quando sarà esaminato. Io mi rendo conto
e anzi voglio anticipare alla Corte che noi in verità Franco Freda lo abbiamo citato non ex 195, abbiamo chiesto la citazione di Franco Freda anche ai sensi del 507, cioè noi non immaginiamo di poter avere qui Franco Freda come teste e ove lo stesso ritenesse di non dovere rilasciare le stesse dichiarazioni che ha rilasciato in fase di indagini preliminari e quindi si decidesse una volta per tutte a dire tutto ciò che è a sua conoscenza rispetto alla vicenda del 1978-79, io mi auguro che ove questa inversione di tendenza da parte di questo signore si dovesse registrare nell'ambito di questo processo e quindi attraverso anche la sua parola, oltre che alla parola di altri testi che qui sono stati escussi, attraverso anche il mio modesto contributo nella misura in cui ciò può essere dato, io mi auguro che una volta per tutte si faccia chiarezza anche su questo argomento, in ordine al quale si sono lasciate andare molti inquirenti, dal dottore Salvini, che ha curato le indagini sulle stragi d'Italia, a tanti altri magistrati che hanno seguito le vicende delle versioni. Io mi consenta uno sfogo questa corte. Leggevo avantieri su Repubblica un'intervista del dottore Vigna, seguente alla vicenda delle Brigate Rosse, quest'ultimo episodio legato all'omicidio dell'avvocato D'Antoni, ed egli lamentava che la DNA probabilmente o poco si era fatto in questi ultimi anni per scrutare il fenomeno del terrorismo. Io che ho letto con molto interesse e per necessità le indagini svolte dai vari magistrati d'Italia in ordine al tema delle versioni in genere, del terrorismo in genere, ho rilevato che magari spesso anche da parte di procuratori della DNA applicati nelle varie procure l'interesse è stato spesso mirato verso l'eversione o il terrorismo di destra o l'eversione di destra e scarsamente mirato ad indagare invece in ordine a ciò che sotto le decene trovava e che in questi giorni si è manifestato e che era stato anche oggetto di dichiarazioni di illustri politici o componenti delle varie commissioni parlamentari delle stragi. È facile oggi dire che poco si è fatto e poco si sa in ordine al terrorismo quando, senza dover rilevare che probabilmente i filoni investigativi prescelti anche da applicati della DNA erano indirizzati tutti in direzioni verso destra e verso le versioni di destra e poco o niente verso degli ambienti del terrorismo di sinistra. Ma io dico anche su questo argomento, sulla fuga di Freda, quest'oggi i due testi, e veniamo al punto specifico che mi interessa rilevare e porre alla vostra attenzione, perché venga valutata anche in ordine a questa vicenda l'attendibilità intrinseca di Lauro Giacomo. Lauro Giacomo nelle sue dichiarazioni, e limiterò la mia attenzione a questo episodio specifico, a queste sue specifiche dichiarazioni che abbiamo oggi riscontrato attraverso i due testi Vazzana e Bernacci. Sostanzialmente Lauro Giacomo viene arrestato a Roma il 17 aprile del 1979, dopo alcuni anni di latitanza. Il Vernaci Giuseppe, coimputato del Lauro per il furto alla Carical, invece veniva arrestato nella immediatezza dei provvedimenti cautelari. Il Lauro, molto spavaldamente anche qui in udienza, disse di essere stato capace di sottrarsi a quel provvedimento, quel mandato di cattura, così si chiamavano allora, emesso anche nei suoi confronti perché era stato avvertito nottetempo e quindi si era allontanato da casa. Anzi, ricorderete voi che in questa circostanza
questa circostanza, anzi sempre in ordine a mandati di cattura, per un altro mandato di cattura, disse erano troppo interessati a scrutare per trovare l'agendina del preside Zaccone piuttosto che guardare sotto il letto dove io ero nascosto e quindi non mi hanno trovato. Ma in ordine a questo episodio Lauro viene arrestato, le dicevo, il 17 aprile del 1979. Nelle sue dichiarazioni, sia in dibattimento che in fase di udienza preliminare, egli afferma sul caso Frega, a distanza dopo 5-6 mesi dall'inizio della sua collaborazione, egli afferma che ad agosto del 1979, mentre era nel carcere di Reggio Calabria, nel corso di un colloquio con i familiari ebbe modo di registrare, agosto 1979, ebbe modo di registrare la presenza nel carcere di tale Zamboni Roberto, che abbiamo pure qui escusso come teste, e di tale Sacca, oggi non più tra i vivi, che lui originariamente indicava come generale d'artiglieria di Gerusalemme, salvo poi a vedere che si trattava soltanto di un impiegato di un museo civico romano, di un museo romano. E quindi nell'agosto del 79 vede i due che hanno un colloquio con Pippo Vernaggi. Racconta e ci racconta che si avvicina, li saluta, li conosceva in quanto con Zamboni e Zaccà nel periodo della sua latitanza a Roma si era incontrato e spesso con loro circolava a Roma, utilizzando una certa dimestichezza nel muoversi del giornalista Zamboni Roberto, che riusciva, era conosciuto evidentemente su Roma, e racconta di avere appreso dopo il colloquio da Pippo Vernaggi che Zamboni e Zaccà, che a suo dire erano dei servizi segreti o appartenenti ai servizi segreti, erano venuti in Reggio di Calabria per portare o per predisporre la venuta di Freda a Reggio di Calabria a seguito della sua fuga di Capezzale. Questo è nelle dichiarazioni. E siamo ad agosto 79. Ora io alla Corte voglio solo fare presente che Freda scappa da Catanzaro esattamente un anno prima, che Freda scappa da Catanzaro nel settembre, fine settembre, primi di ottobre del 1978, che documentalmente è provato che Freda scappa dall'Italia, va via dall'Italia nel maggio del 1979. Voglio sostanzialmente dire che Lauro non può venire nemmeno qui a dirci, dopo i particolari che con molta fantasia ci ha raccontato, di avere sbagliato e che ha commesso un lapsus, solo frutto di un lapsus, il fatto di avere indicato l'anno 1979 e invece egli intendeva riferirsi al 1978, perché egli nel 1978 non era detenuto. Egli viene arrestato nell'aprile del 1979. E nell'agosto del 79 può vedere Zamboni e Sacca all'interno del carcere di Reggio Calabria. Con quale fantasia o spudoratezza egli e con quale superficialità l'accusa, che pure queste circostanze ha avuto segnalate, sin dai primi nostri atti difensivi non ha mai contestato questa circostanza a Lauro, che quando è venuto per il nostro esame e per il nostro controesame ha preferito rifugiarsi dietro e non intendo rispondere, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, sicuramente a ciò consigliato da qualche altro collaboratore di giustizia. E quindi in ordine a questa posizione Lauro sicuramente dice il falso ed è documentato, perché Lauro non sa nulla di Freda. Se qualcosa ha sentito, lo ha letto sui giornali o ne avrà sentito parlare chissà da chi, ma è certo che su questa circostanza i testi documentalmente, ma oggi anche i testi Vernaggi e Vazzana vi hanno detto che Lauro è un bugiardo. Questo Vazzana, che oggi è passato qui tra come teste, signor Presidente e signori della Corte, è il protagonista, è quel soggetto che ha dato luogo a quella sceneggiata napoletana di Lauro qui in udienza. Vi ricorderete quando l'avvocato Zoccoli, che lo controesaminava, gli chiedeva: ma lei ha mai chiesto un favore all'avvocato Romeo? E Lauro rispondeva: io favore all'avvocato Romeo? Mai. Poi
fu sollecitato, per la verità il presidente diceva, beh, ha risposto, poi finalmente sollecitato lui ricorda, sì, come no, ho chiesto un favore, sì, con tale Vazzana, avete fatto bene a ricordarmelo, dice avvocato Zoccoli, sì, sì, sono stato con Vazzana, sì, con Gigi Vazzana, sono stato allo studio dell'avvocato Romeo per chiedere un favore, ora non mi ricordo che cosa, ma sono stato con Gigi Vazzana, anzi sapete che vi dico avvocato Zoccoli, vi ringrazio per avermelo ricordato, perché ora mi spiego perché hanno ucciso Gigi Vazzana, mi diceva qui spudoratamente quel giorno il Lauro, Gigi Vazzana lo hanno ucciso perché evidentemente hanno saputo che assieme a me nell'87 in piena guerra di mafia si era portato nello studio dell'avvocato Romeo e evidentemente anche il buon Gigi Vazzana, sì, anche lui ha fatto la stessa fine, non so di quale altro suo amico che era stato ucciso in quel periodo, e per poi con la stessa spudoratezza e con la stessa naturalezza dirvi dopo qualche minuto, mi sono sbagliato, non era Gigi, era Giovannello, così lo chiamava, Giovanni Vazzana, avete ragione avvocato, mi sono sbagliato, ma che volete, non sono un computer, non ho l'agenda, le solite cose che continua egli sempre a dire. Ora, questo è Lauro in ordine alla vicenda Freda, ma una vicenda, e lo voglio ricordare Presidente, che questa Corte deve valutare solo ed esclusivamente, come ricordava il dottore Macri nella sua richiesta di autorizzazione a procedere, per scrutare se e quale ruolo io abbia potuto avere in ordine a questa vicenda, per capire sostanzialmente se il mio ruolo ha potuto avere scaturigine dalle mie relazioni con la criminalità organizzata, ove fosse vero che la stessa ha dato un momento di solidarietà a Franco Freda latitante. E certo non mi si può dire, e spero che anche il Freda venga qui a chiarirci quanto Confutelli ha chiarito nella scorsa udienza, per dirci semmai è possibile scrivere una pagina di storia politica nel nostro paese che conclami la possibilità di un accordo organico, di un progetto unitario tra le versioni di destra e la criminalità organizzata, perché questo è il tema di fondo. Questa Corte è chiamata, giudicando me per questi fatti, a dire se è possibile innovare la storia di questo paese sostenendo e affermando per prove acquisite in questo processo, e certamente non in Olimpia, perché un capo di imputazione di questo genere vi è, che tra le versioni di destra e la criminalità organizzata vi è stato un patto forte, quel patto che il dottore Macri sempre nelle sue interviste antecedenti al 1992 diceva costituire la gladio del mezzogiorno, la gladio del mezzogiorno, sì. Poi Barrega, interrogato in uno dei suoi verbali sempre dal dottore Macri, introduce la circostanza secondo cui non solo esiste gladio, ma che addirittura Romeo faceva parte di gladio. Ecco, questo è il tema di fondo che voi siete chiamati, sul quale voi siete chiamati a dire una parola di verità. E non c'è dubbio che ove voi su questo tema di fondo doveste decidere esserci la prova della esistenza di questo patto organico tra eversione e criminalità organizzata, sarete voi chiamati a valutare la mia posizione in ordine all'interno di questo intreccio. Ma prima sicuramente questa prova dovete acquisire. E perché, ove questa prova voi non doveste acquisire, il ventaglio di possibilità circa il mio ruolo, che pure vi è stato, ho patito, sono stato indagato nel 1980 per la fuga di Franco Freda, sono stato imputato per il reato di favoreggiamento, probabilmente era il secondo comma, non il primo comma, che mi venne contestato allora del 378, perché il reato che allora commise il Freda fu quello, era libero, e quindi il reato principale a cui andava ricondotta l'ipotesi del favoreggiamento era il reato meno lieve, quella della rottura dei vincoli, della violazione dei vincoli dell'obbligo di soggiorno a cadenzare, non la strage,
di Piazza Fontana e quindi non era possibile nemmeno il provvedimento custodiale che poi venne messo nei miei confronti. Voglio dire, il ventaglio di ipotesi può essere il più vario. Ci sono e li abbiamo prodotto, le dichiarazioni che io nel 1980 ho reso nell'immediatezza dei fatti al giudice Le Donne, anch'egli oggi magistrato della DNA. Già nel 1980 lo stesso io resi le dichiarazioni e la versione dei fatti su questa vicenda. Ecco, la cosa strana è che l'accusa, a seguito della fuga di Fredi, dal 1979 in poi, come scriveva l'attento magistrato, la dottoressa Poli, componente estensore del provvedimento del Tribunale della Libertà, che mi riguarda quello emesso il 2 di ottobre, scriveva in quel provvedimento, dice, nessun fatto concreto dopo il 1979, dopo la fuga di Franco Freda, è dato rilevare essere attribuito all'imputato Romeo. Nessun fatto concreto. Ma non soltanto nessun fatto concreto che in qualche modo mi ricongiunga ad un rapporto con la criminalità organizzata o, diciamo, ad attività mirate a favorire in qualche modo una qualsiasi attività illecita della criminalità organizzata. Ma non c'è nessun fatto successivo al 1979 consumato in questa città che possa portare il marchio, l'insegna sul piano politico o criminale del connubio tra le versioni di destra e la criminalità organizzata. Ma dopo la fuga di Freda da Catanzaro, vi è mai stato a Reggio Calabria e in Calabria un segnale, un fatto tangibile che in qualche modo potesse fare pensare che quella famigerata loggia massonica, super loggia massonica costituita da Freda si sia manifestata? Nessun segnale di questo genere, né sul piano politico né sul piano delle attività criminali, nulla, nemmeno i processi, che pure tanti sono stati, hanno avvertito un segnale di questo genere, eppure ancora oggi si insegue. E io penso di saperlo perché ciò si insegue, signor Presidente. Perché io ogni mese mi leggo la rassegna stampa del 1995 e leggo quindi le dichiarazioni del dottore Boemi, della procura, della DDA di Reggio Calabria, mi leggo le dichiarazioni del dottore Macri, mi leggo e rileggo tutto ciò che con allarme loro denunciavano, non solo nelle conferenze stampa ma negli atti di questo processo, questa entità superiore alla quale, secondo l'accusa, io farei parte, che governa e domina questa città, che quello che era accaduto nel 95, il 17 luglio del 95, con quei provvedimenti custodiali, era solo l'inizio e l'avvio di indagini a tutto campo che dovevano sgominare questa città. Dal 95 ad oggi è passato tanto tempo, Presidente, chiudo, è passato tanto tempo. Ma queste due anime investigative, probabilmente all'interno del mondo investigativo reggino, ci sono queste due anime, queste due tendenze. Io le dico con molta onestà che sono portato a tifare, se il tifo si può fare, per quella parte che vuole andare sino in fondo con spregiudicatezza. Ed io apprezzo il magistrato e gli inquirenti che vanno sino in fondo senza guardare in faccia nessuno, perché quando ciò viene fatto, signor Presidente, io non ho da dolermi dell'incidente di percorso che giudico essere accaduto al sottoscritto. Io mi turbo invece quando ho motivo di sospettare, lo dicevo anche la volta precedente, che si fa tanto clamore attorno ad alcune ipotesi investigative, si creano i processi paralleli, perché io le ho prodotto pure, Presidente, le pubblicazioni che tante sono in ordine a quei filoni investigativi che vengono solo gridati
e mai perseguiti, anche perché se non vengono, se non si va sin in fondo in ordine a questi temi, si rischia di far prevalere soltanto il processo parallelo, quello sulla stampa, non quello che si deve concludere con le sentenze in queste aule di tribunale. E quando il processo Lauro, e chiudo veramente, a Palmi non si comincia, ed è difficile immaginare quando esso, quando questo processo possa avere conclusione. Quando questo mio processo, avviato nel dicembre del 95, ancora oggi, se noi volessimo veramente inseguire un po' tutta la pista investigativa, le provocazioni che l'accusa ci fa con i vari ancora collaboratori che ci porta, potrebbe durare ancora anni con richieste istruttorie che noi potremmo fare. Quando questi processi evidentemente non si vogliono, non si concludono con una sentenza, ecco, anche questo finisce per essere un fatto profondamente ingiusto, intollerabile. Questo io volevo dire alla Corte, traendo spunto dalla brillante iniziativa dell'accusa, che oggi ha ritenuto di dover produrre la sentenza di primo grado di Olivia 1, rispetto alla quale, come anticipavo, nelle prossime udienze forniremo uno screening del procedimento e non soltanto della sentenza, avendo noi peraltro alcuni altri atti che riguardano questo processo, questo procedimento, avendoli già prodotti e la Corte li ha già acquisiti, come quelli del GUP, però per comodità di lettura daremo questo quadro sinottico riassuntivo di tutta questa vicenda processuale. Va bene. Allora, a questo punto il processo viene rinviato all'udienza del 3 giugno, giovedì prossimo, 3 giugno, ore 16, invitando le parti a comparire senza ulteriore avviso.